tutti, io mi chiamo Roberto Valle, sono un maestro di chitarra classica, flamenca e elettrica moderna. Oggi vi voglio parlare dell'impostazione della chitarra, ovvero di come tenere in mano questo nobile pezzo di legno. Allora, cominciamo col dire che lo sapete tutti che la chitarra ha questa sua forma fatta apposta per andare a posizionarsi sulla coscia della gamba, o quella sinistra, in modo antico con il cavalletto, o quella destra. Ci sono da dire vari aspetti, ci sono varie cose, vari dettagli. Allora, per quanto riguarda la parte tecnica dello strumento chitarra, come stavo dicendo, spalla inferiore e superiore. La spalla superiore fatta apposta per comunque poggiare il bicipite, il muscolo del braccio destro, che si andrà a posizionare in questa regione esattamente. Ora, come poter avere una conferma se il braccio è messo bene oppure no? Beh, la scialla ha peso morto e se il braccio cade in questo modo, vuol dire che la posizione non sarà corretta. Siccome siamo tutti fisionomicamente uguali, ovviamente posizionando il bicipite sopra la spalla superiore della chitarra, andremo a finire con la mano in buca, più o meno. Ora c'è da dire che la chitarra ha tre tipi di sound, di toni, no? La parte alta, questa qua, la parte media, la parte calda, la parte grave. Ovviamente, nella posizione in cui io adopero, la posizione congeniale, molto spontanea, è quella di posizionare la mano in questo modo, ripeto, in modo molto istintivo, e automaticamente la mano destra andrà a posizionarsi in questa regione, ovvero con il pollice che più o meno cade sul mosaico e le dita che vanno un po' in buca. Un'altra cosa, un altro aspetto molto molto importante è appunto, notate la gamba in squadra, la gamba destra che poggia sulla gamba sinistra. Perché questo? Beh, questa è la posizione, quella molto usata, no? Dalla chitarra flamenca, la posizione di Paco de Lucía, che poi comunque sia è stata presa in considerazione anche da molti chitarristi brasiliani, insomma, e così via. La posizione, quella canonica, tradizione classica, l'ho già detto prima, appoggia appunto su, richiede un cavalletto di 12-14 cm sulla gamba sinistra, e ovviamente questa posizione accademica permette di arrivare anche più facilmente, facendo scorrere il braccio sinistro sul manico. Ovviamente abbiamo un'azione molto più completa, molto più pulita, soprattutto nella chitarra flamenca. Ovviamente la pulizia non è un dettaglio fondamentale, perché comunque è una chitarra gitana, una chitarra zingara, e tutto questo si va a compromettere. Poi comunque, dopo appunto essere stata improntata da Paco de Lucía e tanti altri chitarristi, ovviamente questo è diventato un canone a livello quasi di icona. Ecco, vi faccio appunto vedere alcune fotografie per quanto riguarda la postura della chitarra. Allora, come dicevo prima, questa è la postura di Paco de Lucía. Adesso qui c'è il neretto, non si vede molto bene, comunque lui in questo momento sta tenendo la gamba destra accavallata sulla sinistra. Primo fra tutti, monarca della chitarra, grande Paco. Poi ovviamente anche qui abbiamo Gerardo Nunez, anche qui forse non si nota molto bene, però comunque sia, anche qui lui tiene la gamba sulla gamba destra, sulla sinistra. Notare i video se non, per credere, insomma. Andiamo a vedere un altro, Pepe Abichuela, un altro grande chitarrista di flamenco, stessa cosa. Poi, per esempio, alcuni libri, grande Enrique del Melchor, purtroppo scomparso da qualche anno a questa parte, grande maestro della chitarra, anche lui, bravissimo, vi consiglio di ascoltarlo. E poi in questo caso abbiamo Raffaele Richieni, anche lui, stessa posizione, squadra, no? Vedete? Paco Serrano, grandi chitarristi della chitarra flamenca, ispanica. Poi ovviamente stiamo parlando del cavalletto sgabellino, o questi, oppure quello tradizionale, come volete, sulla gamba sinistra. E poi hanno anche inventato dei geniali medici che hanno studiato la postura della schiena, questi cuscinetti che esistono già da molti molti anni in circolazione,
E dentro sono dei semplici cuscinetti di gomma piuma anatomici fatti apposta per essere posizionati sulla gamba destra, affinché la chitarra, avendo in questo caso tutti e due i piedi a terra, si prende lo strumento, si poggia sopra il cuscinetto e voilà. Che cosa succede? Succede che se non ci fosse il cuscinetto, la chitarra starebbe in questo modo. E quindi comprometterebbe tutto il verso sinistro, anche quello destro. Non si possono formare degli accordi, ovviamente, in questa posizione. Se notate bene, quando io accavallo la gamba, in pratica sarebbe la supplenza del cuscinetto, in qualche modo del cavalletto, la gamba messa in squadra, fa da supplente appunto di questi due eventi. E in questo caso che succede? Le mani così alzano, vedete, guarda, io ho la mano qui. Vedete? Si alza notevolmente di più di 10 centimetri. E quindi in questo caso posso permettermi di trovarmi il braccio sinistro in squadra. In questo caso tutto diventa molto più semplice andando a diteggiare, a tastare la tastiera. Poi un altro dettaglio importante, con il peso del bicipite che noi metteremo sulla fascia superiore della chitarra, automaticamente la chitarra che fa si inclina verso l'alto. Questa è la sua posizione, diciamo così, orizzontale più o meno. Se io metto il peso, vedete che succede? Automaticamente si inclina di quasi 60 gradi, no? E a questo punto diventa una sorta di rampa di lancio. Io lo dico sempre ai miei allievi che la chitarra non deve mai andare con la paletta in giù, in questo caso, mai suonare in questo caso, ma sempre semmai questa sorta di spada che va verso l'alto. Questo è quanto altro da dire per quanto riguarda il braccio destro. Per quanto riguarda invece la mano sinistra, che è un elemento fondamentalissimo della chitarra, ovviamente, quali aspetti ci sono importanti da sottolineare? Beh, allora, cominciamo col dire che abbiamo visto in televisione, no? Nei videoclip da decenni a questa parte, tantissimi chitarristi. Bravi, nobili, suonare in tanti modi la chitarra. Se andiamo a notare la mano sinistra di questi chitarristi nei videoclip rock, specialmente nel rock, nella chitarra blues magari, no? Noteremo che ci sono un po' delle, tra virgolette, come dire, delle piccole imperfezioni fai da te, ovvero, per carità, la chitarra è uno strumento molto facile da trovare in tutte le case, è un oggetto molto facile da recuperare in giro. Ovviamente non è un organo a canne, e quindi che succede? Che è uno strumento molto popolare, tutti se ne impossessano e comunque lo interpretano a modo loro. Considerando per esempio la mia storia, io provengo dagli anni 70, è lì che ho imparato da solo a suonare la chitarra. Poi ho fatto il conservatorio e tante altre cose, ma quando arrivai dal mio maestro, arrivai già preparato, impostato, ovvero il braccio destro stava qua, la mano sinistra già stava bene sul manico e il pollice stava dietro, dettaglio importantissimo. Invece vediamo spesso suonare la chitarra moderna, parlo di quella elettrica, che vi farò vedere. Specialmente in canoni blues, no? Come stavo dicendo prima, o rock, glam, vedi Ramones, gruppi degli anni 70, insomma, per carità, mi tolgo il cappello, però ovviamente laddove serviva quel tipo di chitarrismo e non un altro tipo di chitarrismo accademico che, essendo più chirurgico, per eseguire delle pagine musicali doveva richiedere un'impostazione molto severa, più che altro un'impostazione che poi permetteva di suonare quelle nobili pagine. E ovviamente la musica, come ripeto, ha tantissimi e bellissimi aspetti e ognuno la vive come vuole, ma libero arbitrio. Però anche nella chitarra rock ci sono stati dei chitarristi molto molto intelligenti come Steve Howe, chitarrista degli Yes, secondo me Trevor Rabin, sempre chitarrista che poi entra in Yes, che usavano le chitarre elettriche, poi usavano anche le acustiche molto bene, le classiche, come Steve Howe. Beh, questi chitarristi comunque la sapevano lunga in questo, ovviamente avevano già capito che se volevano estendere degli assoli fatti bene, pensati, musicalmente scritti bene, ciò richiedeva uno studio.
comunque alle spalle della chitarra a priori, uno studio proprio comunque in primis, quindi ovviamente ci sono delle scritture per chitarra elettrica moderna dove all'interno ci sono delle cose così minimaliste. La chitarra ovviamente cresce con il tempo, anni 70-80, poi arriva il grande Eddie Van Halen, che lui comunque è amante di Alan Holdsworth, che poi io conobbi personalmente, e lui ovviamente comincia a pensare le pentatoniche aperte, no? Con la mano molto dilatata, con degli intervalli particolari, insomma, non i soliti. Però ovviamente, ripeto, la chitarra cresce negli anni, ci sono tanti chitarristi bravissimi che hanno dovuto utilizzare la tecnica per poter esprimere quel tipo di sound, Wes Montgomery per la chitarra jazz, Chet Baker, ci sono tantissimi poi modi di suonare particolari, ognuno cerca di ricercare e sviluppare la propria tecnica. Jeff Beck, grandissimo chitarrista che suona senza plettro, la chitarra elettrica, un po' come Mark Knopfler, no? Se vi ricordate Dire Straits e quant'altro. Neil Sean dei giorni, un chitarrista molto intelligente per quanto riguarda la chitarra rock. Kim Marcello del Europe, anche grande chitarrista, se parliamo di quel tipo di chitarre rock suonate intelligentemente, come i chitarristi dei Whitesnake, fino poi ad approdare con Steve Vai nell'89. Che comunque venne da un altro pianeta quell'uomo, sicuramente, perché portò un modo di suonare veramente, veramente alieno. Comunque, ritorniamo a noi, ritorniamo a parlare dell'impostazione della postura. La postura della mano sinistra, stavamo dicendo, io consiglio a tutti di stare in questo modo, dietro, con il pollice, guardate, il pollice deve stare piatto, non in questo modo, non in questo, come spesso ho visto fare, ovviamente, e ingenuamente da tanti piccoli discepoli carini, che ovviamente di nascosto mettevano dietro il pollice in questo modo, ma comunque io davanti mi accorgevo che la mano non era corretta perché si andava a raggrinzire. Questa è una cosa che fa anche male agli arti. No, il pollice è un cursore molto importante, deve stare piatto, più sotto della metà io consiglio, perché la dilatazione in questo modo diventa molto ampia, vi potete permettere di fare degli accordi molto, molto dilatati. Ok, e quindi chi più ne ha più ne mette. Con lo studio, con l'esperienza, all'inizio certo è molto difficile manualizzare il manico della chitarra. La chitarra è uno strumento tattile, quindi le cose non vengono subito, non vengono il primo giorno, neanche il secondo, ma cominciano a venire dopo il terzo, il quarto giorno, se quando si studia si è ben concentrati. Bisogna essere, bastano quei 10 minuti, che sono molto difficili oggi da trovare con tutti i telefonini, tutte queste cose che girano, però in quel momento deve spingere veramente l'esterno e stare da soli, concentrarvi. Quindi pollice dietro, manico, falangetta e martelletto. Martelletto che vuol dire? L'ultima estremità del dito, che si chiama la falangetta, deve andare possibilmente appoggiare, questo è il manico, facciamo un esempio, in questo modo, cercando di creare oltretutto un arco, vedete? Gli spagnoli dicono di farci passare una matita sotto, io direi oggi di farci passare un telefonino, perché comunque sia esagerate quando create un accordo, un semplice do deve risultare in questo modo. Se il pollice va sopra, che cosa si compromette? Succede questo? Andiamo a soffocare la corda con la parte restante della cartilagine del dito sotto. Ok? Quindi qualsiasi posizione, qualsiasi sigla di accordo all'inizio è molto difficile, va studiata una per una e devono maturare con il tempo. Ci vuole tempo, prendetevi tempo per questo. Non crediate che la chitarra vi dà subito, immediatamente, quello che desiderate. Assolutamente. È una questione muscolare, è una questione tattile, lo ripeto, e tutto ciò è come una palestra, come quando uno si allena a correre, no? E quindi questo viene con il tempo. Per quanto riguarda, appunto, ritorniamo all'impostazione, questo tipo di impostazione che uso io, anzi lo dico con molta umiltà, che
usano gli spagnoli perché sono loro. Paco de Lucía è stato il primo veramente a divulgare questa posizione. Io la trovo molto molto comoda perché ci permette di arpeggiare. Ci permette di pizzicare la corda insieme, simultaneamente, tutte insieme. Ci permette di ritmicizzare, no? Queste tre marce ipotetiche, poi ci sono altre, però queste sono quelle fondamentali: ritmica, arpeggio, e anche nelle note del picado, prese con indice e medio, se stiamo parlando di una struttura scalare. Dove magari ci servono delle note. Con il pollice, il pulgar, come dicono gli spagnoli, o magari. Conseguendo con la zapua, no? Questo ovviamente è, diciamo, un modo stilistico molto personale che poi mischia, nel mio caso, più ricerche, più studi per quanto riguarda la chitarra classica, la chitarra acustica, folk, plettro, la chitarra flamenca. Personalmente io non disdegno nessun tipo di chitarra, sono tutte delle nobilissime, affascinanti donne, chiamiamole così, e ognuno ha il suo stile, però poi io amo ultimamente, negli ultimi anni, suonare con le dita senza usare il plettro, perché il plettro secondo me separa un pochino, non so, è un po' come mangiare il pollo con le mani oppure usare la forchetta con il coltello o la pizza, no? Cioè qualcosa del genere. Sì, se siamo al ristorante non usiamo tutti il coltello e la forchetta, però poi è vero anche che quando siamo da soli ci piace mangiare la pizza con le mani. Almeno a me personalmente questa è una cosa, è un rapporto più viscerale. Così è la chitarra un po', no? La chitarra è un strumento viscerale. Per me è un contatto diretto con le mani e con anche il petto, il fisico. Quindi, ripeto, braccio destro, bicipite, sopra. Parte della fascia superiore, la chitarra si inclina automaticamente, la mano vi verrà in questa posizione centrale per la chitarra, pollice dietro piatto, falangette a martelletto, qualsiasi accordo andate a studiare per avere una dilatazione, sappiate che questo è il pollice. Più andate sotto e più vi potete permettere di dilatare. Lo potrete collaudare voi con le vostre energie. Ora vi faccio vedere anche un po' la chitarra elettrica, come la penso io, per quanto riguarda l'impostazione e la postura cosiddetta. Prendiamo una chitarra elettrica, ok. Noterete subito che nella mia chitarra elettrica,
personalmente da molti anni. Ho una cintura, un cinta per la chitarra molto 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 piccolina, cioè non è di quelle lunghe. Se vediamo, come stavo dicendo prima, nei videoclip, molti chitarristi che suonano la chitarra in questo modo, a volte sotto, addirittura vicino all'inguine, no? Arriva in questo modo. Però, ripeto, dipende da quello che poi devono fare i chitarristi, insomma. Perché non è semplice poi manualizzare la chitarra in questo modo, con la mano sinistra, muovere. Compromettete tutto il braccio, i tendini che si tirano, si gonfiano, rischiate anche una tendinite. In questo caso, io ho una cinta, ripeto, molto corta, perché per me, quando un chitarrista deve stare a suonare appunto in piedi, eccola la posizione dove la chitarra elettrica andrà a cadere, in questo modo. Per quale motivo? Perché la stessa posizione che voi userete quando studiate la chitarra elettrica da seduti è la stessa medesima, ok? Guardate, state qui, no? Bene, non è amplificata. E quindi siete in questa posizione, vi alzate e dovreste mantenere la stessa posizione dell'angolo retto del braccio sinistro, ovvero, ecco, non so se si vede, metto un po' più indietro, ok. Quindi la stessa posizione di quando siete seduti, quando vi alzate, dovrebbe essere questa. Infatti, se notate, Ian Crichton, il chitarrista di Saga, grande chitarrista, storico, uno dei più grandi, secondo me, chitarristi intelligentissimi per chitarra elettrica, tiene la chitarra in questa posizione. Steve Howe, come dicevo, un grande maestro della chitarra. Guardate, notate molto la mano sinistra, e specialmente come teneva la sua Gibson 175 in questo modo, molto alta. È una questione proprio di approccio totalitario, comunque, e di precisione poi nell'andare a colpire con il plettro e con la mano sinistra, e soprattutto per la dilatazione degli accordi, per gli intervalli. Comunque noi più siamo sotto e più possiamo permetterci di dilatare, ovviamente. Poi lì dipende da un fattore, ripeto, fisico, perché ci sono anche persone che hanno le dita molto 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 più lunghe, quasi abnormi, insomma. Comunque stiamo parlando appunto di soggetti, insomma, molto questo, fuori dalla norma. Ritornando, insomma, sulle cose normali, stessa cosa, la stessa impostazione che voi studierete sulla classica. Molto importante la chitarra classica, non per tanto per il repertorio, nobilissimo, ma non è quello l'esempio. L'esempio della chitarra classica è estremamente importante, perché si studia appunto il manico, la precisione tattile, e quindi quando le cose vi ritorneranno sulla chitarra classica, ritorneranno molto più semplicemente sulla chitarra elettrica. Sarà come discendere una discesa con il bob sulla neve, con l'olio extravergine e anche una saponetta. Quindi la cosa sarà molto più semplice. Passare dalla chitarra classica o acustica, folk, scusate, alla chitarra elettrica è molto semplice, almeno per me. Io la chitarra elettrica la reputo un giocattolo rispetto alla chitarra classica, anche se molti di voi diranno: beh sì, però suonala come Paul Gilbert o con compagnia bella. Sì, certo, assolutamente, però la forza che noi imprimiamo nella chitarra classica o acustica è una forza molto più forte, notevole. Si va a quintuplicare la forza del chitarrista classico o flamenco, ancora di più, sebbene le azioni delle chitarre flamenche sono molto ridotte ai minimi termini per agevolare i passaggi. Comunque sia, richiede sempre una grande energia la chitarra flamenca, la chitarra classica, per produrre quei suoni, per tirare fuori quel tipo di sonorità e di precisione. La chitarra elettrica, ovviamente le corde sono più piccole, poi hai i processori chiamati gli effetti, gli amplificatori, testate valvolari, qualsiasi cosa che ne facciamo, basta un semplice accordo, a quel punto viene preamplificato a 90.000 watt e sembra chissà cosa abbiamo fatto. Invece
Purtroppo c'è da dire questa sacrosanta verità, e ve lo dice uno che è stato sempre su due cavalli, uno bianco e uno nero, una chitarra classica, una parte di una chitarra elettrica, è stato sempre dalla mattina alla sera a studiare chitarra elettrica, classica, elettrica, alla fine comunque sia ho notato questa differenza oggettiva, cioè con la chitarra classica è veramente come correre sulla spiaggia con 10 kg ai piedi e quando te li togli andare sull'asfalto è un po' come metaforicamente suonare la chitarra elettrica, molto più tutto semplice, non me ne vorranno male forse molti chitarristi elettrici, ma non intendo per quello che riguarda la letteratura della chitarra, non intendo per quello che riguarda la parte tecnicistica e anche didattica della chitarra elettrica che è stupenda e meravigliosa, ma sto facendo un paragone per quanto riguarda invece la parte fisica da comunque imprimere sullo strumento. Suonare con le dita non è come suonare col plettro, cioè ovviamente qui nella mano destra noi utilizziamo nella chitarra flamenca tutte e cinque le dita nella forma del rasguiados, anche il mignolo, no? E ovviamente quando il chitarrista suona la chitarra elettrica suona con il pick, con il plettro, sì, anche se poi puoi utilizzare la parte dell'anulare del medio che poi è il risultato della chitarra classica alla fine, di un'articolazione minimalista classica di queste ultime due dita. Sono due pianeti che stanno a distanza, identici, uguale perché sempre parliamo di un manico di chitarra che è sempre lo stesso linguaggio, che lo conosciamo da qui fino al 24esimo o dal primo al 19esimo della chitarra classica. Stiamo parlando sempre di una chitarra che poi è il risultato antico dei liuti, da dove proviene lei, che erano i liuti, erano degli strumenti del Rinascimento del 1600-1650, armati di 8 corde, 4 cori doppi, assai difficili da suonare, molto molto difficili. Questi liuti poi non avevano le corde di marca come quelle che esistono in commercio attualmente, ma avevano delle corde molto molto grette, molto dure, corde di budello, di animale, sebbene poi i liuti erano tutti tempestati di avorio, di preziose gemme e quant'altro, quando erano appunto commissionati dai grandi monarca per omaggiare, per regalare, per instradare i figli dei principi a suonare, degli imperatori più che altro, i figli degli imperatori a suonare questo nobile strumento liuto. Quindi le chitarre sono tante, gli stili sono tanti e ovviamente ripeto, ma libero arbitrio, massima libertà, se andiamo ad inoltrarci comunque in uno studio di una determinata materia chitarristica, ovviamente questo ci includerà un senso di una serie di percorsi e ovviamente questo includerà soprattutto un occhio di riguardo dal punto di vista dell'impostazione. Quindi quello che posso dire io è di sfruttare tutte le impostazioni, di provarle tutte quante, di non farvi un limite, perché un limite è brutto nella vita in generale, non solo nella chitarra, nelle impostazioni e così via, e quindi di provare tutte le impostazioni possibili che esistono per quanto riguarda lo strumento sia classico, tradizionale che elettrico. Quindi provate la posizione tradizionale classica, dove ovviamente è questa, è la schiena, mi raccomando, dritta, perché altrimenti poi vi incurvate, questo non è buono, e provate la posizione quella con la gamba accavallata in squadro o anche così, stile signorina, se vogliamo, e provate quella con il cavalletto, ovviamente facciamo un esempio che è la stessa cosa, così, cavalletto sulla gamba destra, oppure cavalletto sulla gamba sinistra, ok? Oppure tutte e due insieme, perché no? L'importante è che vi ricordiate di non tenere mai la chitarra in questo modo, ecco, così, vedete il pollice, tipo suonatori da trattoria degli anni 40, mai in questo modo, assolutamente mai. Se poi vediamo, mi dà tanto che vediamo anche dei chitarristi anche molto bravi che riescono a produrre delle cose molto intelligenti, anche molto simpatiche, molto dinamiche sulla chitarra, ciononostante, ripeto,
non abbiano quell'impostazione studiare a tavolino. Un aneddoto importante, poi chiudiamo. Quando ero piccolino, negli anni 70, avevo una televisione in bianco e nero e comunque stavo sempre davanti ad un programma che stava su un canale privato, se non ricordo bene se era PTS o GBR, un canale comunque televisivo che non esiste più. Questo canale produceva dei videoclip molto 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 interessanti, vi garantisco che erano veramente molto molto belli e soprattutto culturali, distruttivi al massimo, di videoclip di strumentisti, di musicisti. Allora io, ripeto, sono autodidatta, ho iniziato da solo, ho preso una chitarra, un pezzo di legno da 8.000 lire, una clarista del 1975 e ho cominciato a capire come tenerla a mano. Ho fatto veramente tutto solo, questo per i primi 3 anni. Un bambino di 12 anni che inizia così a sperimentare, beh, insomma, ha un grandissimo, riceve un grandissimo talento, un grande amore, più che altro una grande forza motrice, ecco. Io sono stato veramente molto fortunato ad avere questa grande forza motrice che mi ha motivato a ricercare da solo. E quindi, vedendo questi spettacoli in televisione, mi accorsi che c'è una differenza. Un bel giorno vedevo un video di Alan Holdsworth che riprendeva la telecamera in questo modo, faceva lo zoom sulla mano sua sinistra ed era un ragno, no? Io vedevo queste 4 dita articolarsi in questo modo, allora pensai, caspita, faceva degli accordi, faceva delle sigle, insomma strutture armoniche e così via. Allora pensai e dissi tra me e me, perché lui sta così e io sto così? Perché ovviamente io, non avendo avuto in principio a 12 anni un maestro, da solo anch'io mi appoggiavo in questo modo perché pensavo che questa fosse la forza che, massima che io, che la mia mano potesse darmi per poter sfruttare e far tirare fuori questo suono dell'accordo. E invece, osservando molto bene, ed è un consiglio che vi do anche a voi, osservate e rubate con gli occhi, perché tutto si impara rubando con gli occhi, molto importante. Notate bene come suonano grandi chitarristi, Vicente Amigo, Paco de Lucía, Moraito, andate su Tomatito, i chitarristi spagnoli, ok? Se parliamo di chitarra classica, guardate tutti i nobili chitarristi classici, ne sono tantissimi, ma se parliamo di chitarra elettrica, ecco, bisogna fare una ricerca perché ci sono tanti, però bisogna cercare di capire quali sono quelli veramente più dotati, chitarra elettrica, Steve Vai, Paul Gilbert e quanti altri, insomma, che adesso neanche ne ricordo per quanti ce ne sono. Però comunque sia, mi ricordo che io cambiai il mio modello di impostazione lavorando su, appunto, tra me e me e il manico della chitarra e la mia mano, osservando molto bene, cercando di ricordare e rammentare quel video di Alan Holdsworth che suonava in modo dilatato, molto aperto. Questo mi ricordo anche accadde guardando, osservando Steve Howe degli Yes, che anche lui aveva questa mano poderosa che appoggiava in questo modo. Questo mi fu di grande aiuto, quindi osservare, perché si impara tutto, si impara ad andare in bicicletta, si impara ad andare a cavallo, si impara anche a guidare un'automobile osservando bene. Io questo lo facevo con mio padre, mi pare era un bravissimo guidatore, e quindi osservavo così, senza che lui mi diceva niente. O probabilmente era una qualità mia, quella di osservare molto bene, non saprei ora cosa dirvi. Comunque il consiglio che vi do, che è un consiglio di riflesso, perché gli occhi sono uno specchio con l'esterno e viceversa. E quindi osservate molto bene, andate sui grandi chitarristi e loro vi aiuteranno sicuramente nel tempo a capire. Questo è molto importante, è una ricerca che dovete fare voi, oppure attraverso i vostri maestri che vi consiglieranno di iniziare attraverso un percorso di nobili signori chitarristi, e magari così, per carità, non eliminando, però cercando di mandare avanti quelli che hanno segnato la storia comunque della chitarra, perché comunque sia doverosamente, ovviamente tutto ciò deve avere un ritorno doveroso in questo.
Allora, concludiamo appunto dicendo che questa è una lezione che va a guardare un aspetto di postura, ovvero di come tenere in mano la chitarra nel modo più corretto possibile, sia quella acustica folk classica o quella elettrica. Il resto lo dovete fare voi da soli, perché la chitarra richiede un percorso. Questo percorso si determina dalla vostra volontà e ovviamente dalla vostra voglia di imparare. Si impara molto quando alla fine noi vogliamo produrre, riportare materialmente quello che noi abbiamo immaginato. Quindi è molto importante questa cosa di fantasticare con la testa, sognare. Sognare ad esempio di poter suonare un bellissimo brano davanti ai vostri amici, oppure magari su una festa lungo il mare d'estate, no? Che spesso capitano le chitarre. Beh, in quel caso non fate l'errore che magari se vi siete abituati a casa e viziati a suonare con i cavalletti, con tutte le vostre sovrastrutture per la chitarra, mi raccomando, quando in quel momento esce fuori una chitarra davanti a un falò, la dovete prendere e adattarvi sulla sabbia e cercare di produrre il suono migliore che possa uscire da questo strumento. Ricordatevi che lì non esiste l'amplificatore Marshall col jack, la pedaliera con tutti i distorsori, i chorus, flanger, equalizzatori vari, e non ci sono i cavalletti che ovviamente dite sì, va bene, aspetta che adesso prendo il mio piedistallino perché altrimenti senza di quello non riesco a suonare la chitarra. No. La gente non sa nulla di questo, la gente vuole solamente, unicamente sentire che voi suonate la chitarra, che in quel momento producete quella musica da loro magari richiesta e che gliela suonate anche bene. Quindi cercate di accomodarvi nel posto più consono a voi e prendere la chitarra e produrre questa bellissima musica. Io vi saluto e ci vediamo nei prossimi video che vi voglio parlare di cose molto interessanti, direi quasi, tra virgolette, storiche per quanto riguarda il mio percorso molto, molto personale, della chitarra, la vita, la chitarra e tutto quello che ci aspetta. Io vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione. Ciao a tutti.